Non è una vittoria annunciata, ma un successo meritato. Il commento a caldo del nuovo sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Ci ho creduto dall'inizio, anche se pensavo che ci sarebbero stati scarti inferiori, diciamo, rispetto a quelli che si sono registrati anche al primo turno. Quindi abbiamo lavorato questi 2 mesi per arrivare a questo risultato. È stata una cavalcata, diciamo, un'onda che è cresciuta man mano che passavano i giorni. Io lo percepivo intorno a me, in effetti, questa grande attenzione che adesso si trasforma in aspettativa, perché io so che ci sono grandi aspettative adesso. Io, la prima volta che faccio politica, quindi si può dire certamente che ha vinto il nuovo. Il mio competitor era il rappresentante di un movimento che ha amministrato la città in questi 5 anni, quindi certamente io sono più nuovo. Io so che l'apparentamento avrebbe potuto portare dei consensi, ma magari ne avrebbe potuti anche togliere degli altri. Questo è... E poi è stata anche una questione di coerenza, abbiamo detto sin dall'inizio che non avremmo fatto apparentamenti. L'apparentamento che intendiamo fare è proprio con la gente, direttamente con le persone, e questo messaggio è stato capito. La dedico a tutte le persone che mi hanno seguito in questa avventura, sono tante, alcune anche inattese, perché poi quando succedono queste cose effettivamente ti rendi conto delle persone, chi sono veramente i tuoi amici, le persone che ti vogliono bene. Cosa vuol dire poca esperienza? Io ho maturato un'esperienza politica molto significativa in altri settori, quindi so come si fa. Anche in virtù del lavoro che svolgo, penso di sapere come si fa. Che ci metterò poi una settimana, 10 giorni, un mese per capire le dinamiche dell'amministrazione, ma proprio dell'ufficio intendo, non sarà un problema. Ho una squadra di primissimo livello, quindi insieme a loro faremo tutto il necessario. Dobbiamo, come ho già detto, veramente provare ad alzare l'asticella, perché Ragusa merita di più di quello che è stato fatto finora. Nell'augurare un buon lavoro al neoeletto sindaco, Antonio Tringali ha sottolineato il ruolo di opposizione costruttiva che il Movimento 5 Stelle porterà avanti nel prossimo quinquennio. Ma io credo che non abbiamo sbagliato nulla, in una competizione c'è chi vince e c'è chi perde. Noi ci siamo giocati tutte le nostre carte, l'abbiamo fatto in maniera tranquilla, in maniera serena, una campagna elettorale senza colpi bassi. Questo è il mio stile, fra l'altro, che ho dimostrato anche in questi 5 anni da Presidente del Consiglio Comunale, quindi ritengo che non dobbiamo assolutamente rimproverarci nulla. I ragusani hanno fatto la loro scelta, è chiaro che la democrazia è bella per questo, e quindi noi siamo felici che Ragusa ha scelto questo candidato Cassì, va bene così. Ma faremo un'opposizione costruttiva, non è sempre nel nostro stile fare un'opposizione dura, lo vedremo atto per atto e controlleremo come lavorerà questa nuova amministrazione. Questo sarà lo stile del Movimento 5 Stelle all'interno del Consiglio Comunale. Ma voglio ringraziare la squadra, gli attivisti, i simpatizzanti, i consiglieri comunali, tutti quelli che mi sono stati accanto in questa bellissima campagna elettorale, la mia famiglia, mia moglie, mia figlia, tutti quanti. Di fattiva collaborazione nell'interesse di Ragusa e dei ragusani ha invece parlato Giancarlo Cancelleri. Faccio i migliori auguri al nuovo sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e con diciamo, la speranza e la voglia di collaborare a livello regionale per quelle che sono le tematiche e le necessità della città di Ragusa. Non posso nascondere, ecco, la mia... In qualche modo il rammarico di non avere confermato gli altri 5 anni, però oggi più che mai voglio ringraziare sia Federico Piccitto che Antonio Tringali e tutta la squadra, tutti i cittadini che, anche se qui insomma si sta perdendo, sono ancora numerosi, però segno che davvero la vittoria chiaramente di Peppe Cassì è stata di misura. Però noi non demordiamo, andiamo avanti, ma soprattutto saremo un'opposizione vigile, perché vogliamo che la città di Ragusa continui a crescere con gli stessi standard qualitativi con i quali è cresciuta nei 5 anni passati. Quindi controlleremo, dovremo essere, diciamo, quelli che dovranno monitorare, ecco, l'andazzo dell'amministrazione cittadina. Dall'altro lato però voglio dire che oggi non dobbiamo ricercare responsabilità, soprattutto prendercela con gli altri. Il voto popolare è sempre un parere sovrano, ecco, che noi rispettiamo con grande importanza, e che vogliamo soprattutto che cominci, ecco, davvero ad essere qualche cosa di più di un semplice momento della votazione. I cittadini devono cominciare, diciamo, a partecipare molto di più e molto più assiduamente.
Ora questa cosa qui dovrà mettersi a riscontro dei voti. De Gasperi diceva governare significa fare, ecco, chi ha vinto stasera da domani deve cominciare a fare. Noi in questi 5 anni credo che abbiamo fatto e nessuno può venirci a dire che abbiamo perso per i 5 anni di amministrazione passata, perché si è arrivati prima al primo turno e abbiamo perso davvero di una mangiata di voti al secondo turno, quindi significa che comunque gran parte dei ragusani ha apprezzato il modo di governare questa città del Movimento 5 Stelle. L'unico rammarico che ho davvero è quello di vedere purtroppo di fronte a noi quello che è un candidato che è assolutamente una persona per bene ed una figura pulita, che però viene accompagnato dietro dalla vecchia politica ragusana che per gli ultimi 20 anni, 30 anni insomma, ha fatto da protagonista. Evidentemente, dico, i cittadini ragusani o non si sono resi conto oppure gli sta bene in quel modo lì. Però torno a ripetere, con un drappello di consiglieri comunali faremo opposizione, ma soprattutto vorremmo monitorare quello che si farà, perché non vogliamo fare sconti a nessuno. Se ci siamo impegnati 10 fino ad oggi, da domani il nostro impegno sarà 100, e questo chiaramente per me riguarda anche la regione, che dovrà sempre di più avere un occhio di riguardo per la città di Ragusa, che per me rimane comunque una delle perle più splendide della nostra Sicilia.